precedente, ragazzi, avete assistito all'acquisto di questa meraviglia. Ultima offerta, dai, se ero partito ci siamo sentiti, insomma. Dai, va bene. Questa è la motorettina. Adesso ci muniamo del nostro fantastico taccuino. Scriveremo tutte le operazioni da fare. Oggi, con questa nostra lista, potremo andare a sistemarla e poi a rivenderla a uno di voi. Prima cosa, ragazzi, partiremo dal corpo farfallato, come abbiamo detto la scorsa volta. Allora, uno dei problemi principali, diciamo, che è il gioco che deve avere la manopola del gas, ok? E in questo caso non c'è. Quindi prima di smontare tutto, vedere cose che magari non esistono, non costa nulla. Proviamo, vediamo se si risolve. Se non si risolve, smonteremo. Effettivamente adesso, come vedete, c'è gioco. Adesso proviamo a accenderla. Proviamo a vedere. Se arriviamo a controllare il gioco valvole e vedere che effettivamente rimangono un po' puntate, allora evitiamo di aprire. Se invece il gioco valvole è già in tolleranza, lì va aperto. Perché se non ha compressione vuol dire o che il pistone è andato o che le valvole non hanno più tenuto. Allora, il corpo farfallato, aspettiamo a misurare le tolleranze di tutte le componenti, perché effettivamente, pensandoci, il motore non ha molta compressione, quindi preferiamo andare a vedere le cose più evidenti per poi cercare altro. Quindi ti direi di andare a smontare coperchio punterie e verificare il gioco valvole. Portiamo lo spessino più piccolo, 0,05. Aspirazione sinistra e già non passa. Vediamo qua. Ma va, non passa. Allora, in scarico la tolleranza è perfetta. In aspirazione, no, non è perfetta. Ed è per questo il motivo per cui si sente che non ha compressione. Ed è anche per quello magari che non si accende. Rimosso il camme di aspirazione, perché quello di scarico è abbastanza inutile toglierlo, visto che la tolleranza è già a posto. Abbiamo qui i nostri due bicchierini, sinistro e destro, con i nostri piattelli. 2,19 e 2,15. Mettiamo un 15 in meno. E poi vedete. Oh, registra, cazzo. Gianni. Sto registrando. La tua faccia da culo. Adesso vediamo se funziona. Era gioco valvole alla fine, lo sai? E lui adesso dice: che fai il gioco valvole? Ti levita, cazzo. Vediamo, se ha più compressione. Eh sì. Vediamo se parte. Dai, che ci siamo? Passo il minimo. Che gira anche bene. Facciamo una lista delle cose da ordinare: estetica, gomme. Gli facciamo qualsiasi cosa per renderla bella. Solo bella? Non so. Io direi per renderla potente. The next day. Che oggi sono arrivati gli ordini che stanno proprio qua dietro e andremo a quasi finire il progetto del Suzuki. Ci sono arrivate le gomme, plastiche nere, trasmissione e tagliando. Non è tanta roba, però è il giusto che serve per poterla mettere bene in sesto. Allora, già sta cambiando faccia. Siamo giunti a una condizione estrema. Allora, siamo pezzatissimi, però la moto non è splendida. Di più, guardate che pulizia estrema. Telaio, radiatori, motore più o meno. Trasmissione cambiata, gomme nuove, cerchi puliti. Lo scarico sembra rinato. Il collettore non ne parliamo neanche. Tagliando è stato fatto e ci siamo.
Questa è la faccia soddisfatta di chi ha quasi finito un bel progetto. È bella potente, figa. Ragazzi, questo è il nuovo Suzuki. Non poteva mancare la prova. Ah, no. Quanto è bello. È disumana, sì. Che ciocca, oh. Com'è? Ah, va di più della mia, purtroppo, oddio. Ma va di più, zio. Ma come fa? Ma va di più. È un cazzo di mostro. Agent power, they kissed flowers, money driven. Abbiamo fatto le grafiche personalizzate, abbiamo fatto il progetto stampato, è arrivata anche la sella, molto semplice. Mi sono messo il casco e i guanti e questo vuol dire solo una cosa, che oggi andremo a provarla. Vi dirò le sue caratteristiche, come si comporta, parere personalissimo, anche in alcuni me l'hanno detto, sembra che ci sia qualcosa che non va esteticamente e in effetti ve lo dico io cos'è, è la sella. Praticamente questa sella qui è stata scavata per le persone basse, tra virgolette, quindi questa qui è una prima cosa positiva da un certo lato, negativa da un altro. Se comunque vorrà acquistare una persona bassa è già avvantaggiata, perché con questa tocchi davvero, anche se sei un nano da giardino. Eccoci in strada, ragazzi, la sto guidando già da qualche minuto. Devo dire che non è per niente male, comoda e divertente allo stesso tempo. Velocità di crociera molto buona con la rapportatura che avevo messo, allunga molto, adesso sono in quinta, sto andando abbastanza sostenuto. Il suono dello scarico è spaventoso, a gas puntato non fa rumore, cioè puoi andare in giro stra tranquillo, dal momento in cui apri fa un macello che i brividi. E cosa importante, scarico omologato. Mamma mia, se ciocca, ragazzi. Feeling frenata, purtroppo a questa moto qui non gli abbiamo messo l'impianto frenante, abbiamo deciso di lasciargli quello originale con ovviamente il disco 320, però devo dire che comunque frenare frena, è anche bene, cioè chioda di brutto. Invece dall'altro lato abbiamo la frizione con la leva antirottura, è imbarazzante anche questa perché si tira con un mignolo, cioè guardate qua, con un mignolo si tira. La roba bella di Suzuki che mi è sempre piaciuta è la morbidezza della frizione. Ma bro, ha piovuto! Allora, oggi non ne sta andando bene uno, eh. Non sappiamo dove mangiare, perché è tutto chiuso. Ha piovuto, con sti cazzi temporali di merda, ci manca solo che voliamo. Bella lineare. Peccato per la strada, che palle. Volevo provarla bene sta moto. Mamma mia. Accelerazione.
non resta altro che venderla. Se siete interessati a questa fantastica moto, potete trovare ulteriori informazioni sul nostro sito web e sulla pagina Instagram. Vi lascio comunque tutti i link in descrizione. Se avete bisogno di altri chiarimenti, informazioni, scriveteci in direct su Instagram. Vi consiglio anche di iscrivervi al canale YouTube, perché presto ci saranno dei video spaziali. Fatemi sapere se questo format vi piace. Abbiamo già un Kawasaki 450 da preparare e di quella faremo un video molto più succulento. E nulla, io vi lascio come al solito, magari con una penna. Quindi bella raga.